ti do l'occasione di rigiocarti i tre caffè che già mi devi. Andiamo al raddoppio. Stai? Guarda, con tutto quello che abbiamo detto ti direi di no, però... Sì, che ci frega, siamo amici. No, ma infatti non ci sto. Guarda, ti faccio giocare a Nin, che è un gioco antichissimo. Mm-hmm. Ti spiego le regole. Ognuno di noi, a turno, deve rimuovere delle carte, perché sono quattro file, di 7, 5, 3 e un, okay, e un elemento. Rimuove a turno quante carte vuole, ma può agire solo su una riga. Perfetto. Ad esempio, se ne vuoi portare via 5, puoi portare via tutte queste 5, 5 da qui, ma non puoi fare 2 e 3 di qua, okay, una... Sono vincolato, esatto, a ogni riga. Okay. E sicuramente a turno si continua a portare via carte. Quello che rimane con l'ultima, con l'ultima carta rimasta sul tavolo, ha perso. Mm. Ok. Vuoi cominciare tu o comincio io? Comincio io. Va bene. Comincio io. Vado? Sì. Una. Anch'io. Due. Tutte te la meno. Allora. Una. Ah, mi sono fregato. Mi devi 6 caffè. È stato piacere. Yeah. No, ho capito. Perché se parto io perdo sempre. Allora, comincio io allora. Facciamo un altro, va bene. Allora andiamo al raddoppio ancora. 5, 1, 2. Comincio io? Sì. Allora, fammici pensare. Come prima, Mi devi 12 caffè. Grazie. Questa sarà la prima e l'ultima intervista che ti faccio. Questo è un gioco classico chiamato Nim. E nel mio nuovo libro, quello tutto sulle scommesse, l'ho scritto, tutte le strategie. Ci fai vedere anche quello? Sì. Questo qui. Quindi diciamo questo è uscito da poco. Questo è più giocoso rispetto al precedente, quello del Barrel Poker, la casa editrice è sempre stata stampa alternativa. Vuoi scommettere? E una raccolta di scommesse da bar, alcune più cattive, altre meno, certo, ma ci sono anche principi fisici divertenti, anche istruttivi, alcune le faccio ai miei figli, giuro che non frego il caffè ai miei figli. rompicapi coi fiammiferi, alcune famosissime, quindi... celebri di ogni tipo, con tutti gli oggetti divisi anche per oggetti, anche al biliardo ci sono le sfide da fare al biliardo che richiedono veramente pochissima abilità, perché alcune riesco a fare una pressione io che insomma appena tenere la stecca in mano. E poi ci sono giochi a strategia come quello che abbiamo fatto il NIM, questo ecco qui il NIM, certo, qui sono tutte le, che è facilissimo da ricordare. E quando hai 2 o 3 schemi lo fai. Quindi è un gioco dove non perdi mai sostanzialmente. No, se dunque hai la matematica certezza di vincere se cominci per secondo. Ok. Se cominci per primo e l'altro non lo sa, vince lo stesso. Se invece, cioè, 2 che sanno giocare e vanno a turno e fanno 10 partite, ne vincono 5 teste. Certo, certo. Ma ci sono altri giochi come il gioco del 31 che è bellissimo, qui mi sono divertito a trovare tutti gli schemi possibili per le varianti, il Tris che tutti conoscono, però ho spiegato quali sono i fondamenti psicologici e come anche imbrogliare l'avversario, no? per indurlo a fare Tris. Sì, perché si sa che se tutte e due giocano a Tris la pancia è dietro l'angolo. Allora la cosa migliore, io qui poi spiego tutte le strategie, che se se tu cominci non mettendola al centro come si fa di solito, certo, ma cominci mettendola in una d'angolo, se l'avversario non risponde mettendola al centro, perde. Ah. Perde. Quindi è molto forte anche cominciare. Allora l'idea è andare all'avversario e dire: senti, sappiamo tutti che se no si finisce pari, che noia. Se adesso io, devi cominciare tu ovviamente, se adesso cominciassi al centro, tu lo sai, finisce pari. Facciamo che tutte e due giochiamo su una casella diversa e tu la metti all'angolo. Se lui accetta, la metti da un'altra parte, ha perso.
E poi ci sono, e poi ho fatto una cosa tutto sul gioco delle tre carte, delle tre campanelle. Quindi l'ultima parte è il gioco delle scommesse della strada, è Luna Park. Ah, quindi, certo, quindi mi ha spiegato il gioco delle tre carte, Confidence Game, esatto, il gioco delle tre campanelle e tutti i giochi, quelli da Luna Park, quindi quello dei cerchietti, quello delle moneta caduta, che è una mangia sola e basta. Qui spiego come fregare il resto nei bar, ma se c'è un barista è così per giocare. Quindi altro libro decisamente, decisamente interessante. Ma alcune che non chiedo nulla, ad esempio ti faccio il gioco del 100. Il gioco del 100 così, ricorda un po' il NIM come struttura. Io e te a turno dobbiamo dire un numero. Ok. Ognuno di noi deve dire un numero maggiore di quello che ha detto l'altro, quindi sì, deve sempre andare avanti rispetto all'altro, ma non fare più 10. Ok. Mi spiego meglio. Supponiamo che cominci tu, partendo da 0, ovviamente puoi dire un numero solo che va da 1 a 10. Supponiamo che dici 6. Dopo io devo andare avanti, ma non più di 10, quindi posso dire un numero che va da 7 a 16. Ok. Perché più, 6, più 10, certo, sarebbe 16, certo, quindi un numero compreso tra 7, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Supponiamo che dico 15. Tu puoi dire un numero che va da 16 a 25. A 25. Okay. Ok. E si va avanti così. Perfetto. Vince chi di noi due riesce a dire 100. Ok. Ok. Allora, cominciamo? Ci giochiamo, allora, mi devi dare 12 caffè. Facciamo così. Se vinci tu, ti condoi 12 caffè. Ok. Se perdi, il tramontiamo anziché 24 caffè, che sono troppi, una bottiglia di whisky. Ci stai? Tu calcolo, un caffè costa circa 1,20 euro. Quindi con 30 euro prendiamo già una bottiglia di torbato delle Highlands scozzesi. Sì, va bene. Ok. Con questa premessa, va bene, comunque. Se vinci io, cominci tu. Tanto non cambia niente, scoperto. Comincio io. Va bene. 4. 12. 23. 30. Questa non c'ha niente. 31. Ah, a parte che 12 non potevi dire 23. 12 detto? Sì. Scusami. 12 ci ho provato, ragazzi. 18. 20. 23. 24. 28. 34. 37. 45. 49. 56. Ho l'ansia. 60. 67. 72. 78. 81. 89. No. Ciao. Il 90. 100. Questo lo possiamo spiegare. Sì? Sì. Davvero? Sì, dai. Regalo, ragazzi. Allora, in realtà, mi sono preso anche di rischio a un certo punto. Sì, sì, ho detto di numeri. Ho detto di numeri che se sapevi la strategia. Allora, il segreto è, se uno riesce a dire 89, l'avversario non può impedirgli di dire 100, perché okay, l'avversario può dire solo un numero che va da 90 a 99, certo, quindi io dico 100 in carrozza. Partendo da 89, scendendo a ritroso di 11 ogni volta, perché si fa somma 10, ma insieme si certo, arriva a 11, vero, arrivo a 78, 67, 56, così via, fino a 1. Quindi se avessi cominciato io dicendo 1 avevo già vinto. Ok. Tu dici, tu hai cominciato dicendo 4. 4. Io ho detto 12 ed ero già a posto. 12 è uno dei miei numeri base. Perché okay, qualunque numero tu dici, tu dica dopo 12, puoi solo dire un numero che va da 13 a 22, non puoi impedirmi di dire 23. Io devo sempre fare certo, andando avanti di 11. Certo. E andando avanti 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89. Arrivo a poter dire 100. Però poi mi sono preso un rischio, ho visto che non lo sapevi, sì, visto che ero allora ho detto 20, 30. Poi ho detto, però metti che sono rientrato nei canali. E questo è semplicissimo. Carino, molto carino. Grazie mille. Beh, Gianfranco, grazie davvero tanto grazie per questa chiacchierata. E vorrei, se ti va, di salutare chi ci sta guardando, sezione Aurea, e ci puoi lasciare dando qualche consiglio
comunque la tua visione, il tuo punto di vista, a chi si avvicina a quest'arte stupenda da poco. Ma ce ne sarebbe più di uno. Il primo consiglio, quello fondamentale, è di viverlo con una passione forte. È banale, lo so, ma l'idea è che più che una passione deve diventare quasi un'ossessione, no? Io ancora adesso, dopo 15 anni, tranne qualche raro caso che magari ho altre cose per la testa, però è il primo pensiero che ho al mattino e l'ultimo che ho la sera. E questo è importante, secondo me. Il consiglio è di farlo con divertimento, che è la prima cosa importante, e di non dar retta, chiedo scusa al tono che può sembrare polemico, a tutti quelli che lo fanno magari da 20 anni e quando ti vedono studiare delle cose che loro magari non sanno fare, ti dicono: ah, quello non serve. Non è vero. Qualunque cosa si studia, ad esempio, faccio un mio esempio personale, io non ho mai studiato moltissimo le fioriture, presente quelle di Dan and Dave che fanno, sì, quelle cose che adesso chiamano Gardistry. Esatto. Ho studiato qualcosa, ma perché? Perché non ho tempo. Cioè, c'è talmente un mare di cose, certo, che devi per forza selezionare, e mi piacciono di più altre cose. Quindi, quello ho deciso di non studiare, ma non mi permetterei mai di andare da uno in postazione e dire: ah, non serve. Non serve a me, ma magari qualunque cosa che sappiamo in più serve. Certo, tutto serve. Quindi, no, perché mi capita spesso di sentire queste cose, che si cerca di tarpare le ali alle persone che hanno l'entusiasmo di cominciare. Studiate i libri, vabbè, è banale. Studiate i libri, ma io sono uno di quelli... solo i libri, i video no. No, non è vero. Vanno bene anche i video. Libri meglio, ma vanno bene anche i video. Tra l'altro, ma lo dico perché lo penso, Sezione Aurea ha fatto veramente bene. Beh, no, ma grazie, è vero. E se andate avanti così riuscite a creare veramente una banca dati video delle tecniche di magia che non c'è in Italia, quindi è fatta bene. Lui fa tanti complimenti, ma diciamo, si può dire Diego è uno con le palle, la bottiglia di whisky già ce l'hai e non l'ho ancora bevuta, No, però è la verità, cioè è importante. Poi è chiaro, ci sono alcune cose che ci possono piacere di più, alcune di meno, le cose che ci riescono meglio, però l'importante è anche copiare. Cioè tutti dicono, ecco, mai copiare. Allora, trovare il proprio personaggio, sì, sempre. Però all'inizio si copia, tutti abbiamo copiato all'inizio. L'importante è non copiare le presentazioni, certo, ma una certa tecnica, una certa cosa. Se sai che una presentazione è originale di quella persona, non è bello copiare. Certo, certo. Faccio un aneddoto. Quando avevo fatto, come si chiama, Masters of Magic, sì, primo, che l'abbiamo fatto, sì, c'era anch'io, nel 2008, probabilmente l'hanno fatto anche con te, sono usciti un sacco di video. Il principe Ranocchio di Preverino, che non è mio, è un'invenzione di Michael Close, il principe Ranocchio, certo. Io ho messo 2 o 3 tocchi per renderlo più televisivo, ma il gioco non mi permetterei mai di dire che è mio, è un bellissimo effetto di Michael Close. E c'era chi faceva il tutorial e spiegava il gioco di Preverino, fatelo, e diceva e faceva la presentazione esattamente come faceva, ma proprio nei minimi particolari. Cioè, trova, capito, qualcosa. Addirittura c'era uno che si aveva messo in video facendosi chiamare Gianfranco Preverino. Sì, mi ricordo. Incredibile, anche gli avevo scritto e l'aveva cancellato. Vabbè. Però, voglio dire, se proprio fatti chiamare George Clooney, ma Gianfranco Preverino, ma che stiamo scherzando, ma potendo scegliere. No, figurati, no, quello era successo anche a me, Palla di Lardo, sì, sempre. È successo a tutti, cioè. Sì, 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 sì. Ma non, allora, i ragazzi all'inizio imitano. Ma è normale. L'importante è che glielo si faccia capire senza insultarli, certo, poi si arriva agli estremi, no? E poi chi è intelligente lo capisce. Questo. Ecco, però quello che dico è la passione. La passione e
lo so, sono banalità, però non per questo non devono essere vere. Per carità. E cercare sempre di trovare delle cose da fare, anche delle cose che ci possono sembrare inutili, ma in realtà non le è mai, perché fare una mossa, magari difficile, che tu dici non applicherò mai un effetto, può darsi, certo. Però ti dà quella serenità interiore per fare altre tecniche più semplici, ma è così anche il musicista. Uh-huh. Il musicista quando va a fare il concerto a casa sa fare delle cose molto più difficili. Nessuno va mai in concerto a fare esattamente quello che è al limite delle sue possibilità, perché è un rischio troppo grande. Certo. Facciamo sempre cose più semplici. Quindi non fatevi problemi di chi vi dice ah no, non bisogna usare carte truccate perché non bisogna fare giochi automatici perché la tecnica. Io sono in stretto contatto con Tamariz, lui usa giochi automatici, quando è il caso usa carte truccate. Certo. Beh, lo stesso riomo di prima. Esatto. Diciamo questo, c'è differenza tra fare un gioco automatico perché si è scelto di farlo o farlo perché non si ha altra scelta. Okay. Quindi anche questo, ci sono molti che fanno solo i giochi automatici e con una grossa sciocchezza che ho sempre sentito dire faccio giochi automatici perché così mi posso concentrare sulla presentazione. I giochi peggio presentati che ho mai visto saranno automatici, perché quando il gioco automatico cosa fai? Lo provi due volte, dici ah sì funziona, lo metti lì perché dici tanto lo so fare. Certo. Ma in realtà proprio perché lo sapevi fare non ti è venuto subito, non che lo sapevi fare, ti è venuto subito, non ci hai dedicato tempo, non l'hai vissuto intensamente, non l'hai interiorizzato e quindi anche la presentazione non ce l'hai dentro. Invece un gioco che ti costringe a stare per ore ad allenarti, ogni volta che ti alleni al passaggio ripeti anche la presentazione e quindi la presentazione ti viene più fluida. Certo, certo. Quindi occhio ai luoghi comuni, immagino, ai falsi miti che vedo spesso e che fanno dei danni. Perfetto, quindi diciamo riassumendo è passione, andare avanti per la propria strada, sì. E non ascoltare più di tanto il rema contro. Seguire i consigli, ma saprò distinguere tra chi ti dà un consiglio e chi invece cerca di tapparti le ali. Sono due cose diverse. Certo. A volte purtroppo ci sono. Che dire? Vabbè. Gianfranco, grazie mille. Grazie, è un piacere. Più che l'intervista. Spero di non aver annoiato troppo. Ci mancherebbe, poi tagliamo. Ma più l'intervista è una chiacchierata, ci ha fatto veramente tanto piacere. E speriamo che magari più avanti ci riospiti a parlare, certo, di qualcos'altro. Quando porti la bottiglia. Ah, è vero, devo tornare per quello. Grazie mille a tutti e Sezione Aura da casa di Gianfranco Perverino vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima intervista. Ciao.